Piazza all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! Amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, ben ritrovati nel nostro spazio settimanale. Quest'oggi ospite è Dragan Rajić, tecnico della IOMI Salerno, fresco vincitore della Coppa Italia femminile disputatasi nello scorso fine settimana alla Pala Opitergium di Odelso. Complimenti coach per il successo, il secondo già da quando è alla guida del team salernitano, dopo la Supercoppa anche la Coppa Italia. Insomma, ha cominciato bene. Sì, grazie per i complimenti. Il Salerno è una squadra dove è obbligo vincere, perciò io devo fare la strada che già era messa, la via si sa, e noi dobbiamo solo continuare a fare bene. Proseguirla. Saluto Matteo Aldamonte. Ciao Matteo, anche lui reduce dalla tre giorni di Odelso. Poi ci soffermeremo sulla Coppa Italia con servizi e curiosità. Diamo spazio però al massimo campionato maschile, che ha fatto registrare proprio in apertura un turno abbastanza importante, perché ha un po' consolidato certi valori, Matteo. Senza dubbio, infatti il Bolzano ha battuto la Junior Fasano nella partita che era probabilmente più sentita, ma non solo, perché il Conversano ha risollevato la testa, è riuscito a vincere al Palatacca di Cassano Magnago, uno scontro diretto che ha portato la squadra di Alessandro Tarafino al terzo posto momentaneo, al secondo posto, settima vittoria consecutiva per il Pressano. Vediamo il servizio. Uno sguardo al calendario e un altro alla classifica bastano per capire che quella della Serie A1 maschile è una stagione lunghissima, dalla quale è ancora lecito attendersi praticamente di tutto. Si riparte sabato, anche se almeno stando ai pronostici le gare più interessanti sono entrambe fissate per domenica pomeriggio. Quanto accaduto al termine del girone di andata porta interessi attorno alla sfida tra la capolista Bolzano e i padroni di casa del Gaeta. Nella prima tornata della regular season, quello contro i laziali fu l'unico punto ceduto da Turco e compagni, chiamati ora a fare bottino pieno per non concedere chance di rimonta a chi da dietro spinge. Prima delle altre, il Pressano reduce da un filotto di 7 vittorie consecutive che riceve alla Palavis la visita di un Siena sempre ostico da affrontare e sospeso a centro classifica dopo il punto strappato sul complicatissimo campo di Cingoli sabato scorso. 3 vittorie, ma soprattutto 3 prove convincenti hanno ridato fiducia e morale al Conversano di Tarafino di ritorno alla Pala San Giacomo dopo il successo pesantissimo in casa del Cassano Magnago e che ora attende l'arrivo di Cingoli, squadra mai doma invischiata nella intricatissima lotta di bassa classifica, laddove peraltro si è rilanciata con forza Bologna. Vincere a Merano ha dato a Savini e compagni la consapevolezza di poter credere nella rimonta, anche perché davanti più di qualcuno ha rallentato sensibilmente, come ad esempio Cologne, costretto a vincere in casa contro Fondi. Tornando ai Felsine, il banco di prova della settimana si chiama Trieste. Le prestazioni a corrente alternata della squadra di Puceli danno a Bologna chance interessanti di fare risultato e punti preziosi. Il meglio però, come detto, arriva domenica. Davanti al pubblico amico, reduce da una bella prestazione ma anche dai punti lasciati a Bolzano, Fasano affronta il Cassano Magnago. Per i pugliesi è un esame di maturità, per i lombardi l'occasione per lasciarsi alle spalle la sconfitta contro Conversano di sabato scorso. È uno scontro diretto per il quarto posto che si sa fa rima con playoff. Ancor più sentito sarà però il match of the week in diretta TV su Sport Italia. C'è il derby d'Alto Adige tra Merano e Bressanone. Alla tradizione, alla rivalità che caratterizza il match si aggiungono gli interessi di classifica. I diavoli neri lottano per salvarsi, i bressinesi sono obbligati a fare punti per non scivolare nelle zone pericolose della graduatoria. Allora, prima di andare al commento della giornata, vedere un po' quali sono gli equilibri maturati in classifica generale, vediamo al tema della partita. Abbiamo raccolto le impressioni, lo ha fatto il collega Walter Taranto di Mario Sporcic del Bolzano, ascoltiamo l'intervista. Non è stata come prima partita, perché anche bisogna prendere in considerazione che prima partita loro erano completamente, non c'era Fovio, cambiavano, penso era discussione su straniero se rimane o no. Era Donoso che ha fatto praticamente prime partite per Fasano, allora era totalmente una squadra nuova. Questa era un'altra partita, una partita molto combattuta. La differenza anche sta proprio nella vostra panchina lunga. Ma questo oggi è la pallamano, no? Campionato è lungo, ci sono 16 giocatori e
una partita si apre a uno, un'altra a altro, e per fortuna che abbiamo questa possibilità di avere panchina un po' più lunga, perché abbiamo anche noi, alcuni abbiamo anche certa età, non possiamo durare tutto il campionato per 60 minuti, è impossibile oggi come sono i ritmi, e allora oggi è proprio questo il risultato, panchina lunga, no? Perché primo tempo hanno spinto primi sette, secondo tempo altri che sono entrati, e il risultato è questo, vittoria dei 5 gol. Allora Draga, tu segui sempre con grande attenzione il massimo campionato maschile, provieni dal settore maschile, la tua ultima esperienza in Italia proprio alla guida del Benevento, quando il campionato, il massimo campionato era diviso in tre gironi. Intanto il tuo giudizio sulla formula, il fatto che finalmente si sia trovata la formula girone unico, sta mettendo in risalto anche una qualità di pallamano, la pallamano italiana, superiore rispetto a quella che tu ricordavi? Ma sì, quello è sicuro, il girone unico ci dà più qualità al campionato, e dopo penso che sono molto più partite tirate, che dopo i giocatori, se vogliono crescere, devono fare molte partite di questo livello, se no si cresce meno veloce. Ho visto tante partite, mi piace questa formula e penso che fra 2 o 3 anni con questa formula possono uscire molto interessanti giovani giocatori, soprattutto. Anche in prospettiva nazionale. Sì. Credi che questa sia la base di partenza per poi costruire un nucleo di giocatori italiani di alto livello? Sì, ho visto che usano tanti giocatori giovani, squadre, perciò non li può fare male giocare certo livello di partite. E crescita viene da sola, con una continuità di partite giocate fortissime. Il livello di giocatore cresce più veloce che se giocare in campionato di quello vecchio tipo, erano partite anche 44-12. Che non avevano nessun senso certe partite. Adesso la situazione della classifica, Matteo, in modo che poi al limite ritorniamo sull'argomento con Dragan. Classifica interessante, vediamola con l'aiuto della grafica, perché il togliersi punti a vicenda tra le squadre che ricoprono le prime 4 posizioni lascia tutto ancora aperto per soprattutto terzo e quarto posto, che significano playoff, scudetto. Dietro sono tutte raccolte le formazioni, il Bolzano guida ancora in maniera piuttosto salda la classifica. Dietro occhio al Bologna, perché ha dato segnale di risveglio, ha vinto la seconda partita su tre, sulle ultime 3 giocate, si è riavvicinata al singolo, e anche il Colonia è scivolata, insomma anche la lotta per la salvezza è molto interessante. Ecco, comunque la posizione delle prime 4 al momento insomma sembra abbastanza blindata, soprattutto delle prime 3. Bolzano, Pressano, Conversano, sono queste le 3 squadre che secondo te alla fine si contenderanno il titolo nazionale, lo scudetto, Dragan? Io ce l'ho paura che ormai quelle 4 siano distaccate abbastanza. Non so cosa succede a Fasano, però per me sono quelle 4 favorite. E tra queste 4 credi che Pressano, che al momento è la seconda forza del campionato, possa insidiare il primato del Bolzano? Ma Pressano è una squadra molto unita, li abbiamo visto la Supercoppa, dove hanno cambiato risultato in un attimo e hanno dimostrato molta qualità, che psicologicamente che fisicamente, con il rinforzo che arriva, penso che sarà duro a Bolzano, però favorita rimane per me Bolzano. A proposito di rinforzi, ha un po' anticipato la schermata Matteo che hai preparato. Rinforzo non da poco per il Pressano, perché c'è un ritorno gradito di Paulo Silva, giocatore di nazionalità portoghese che aveva vestito per 5 anni, dal 2010 al 2015, con oltre 700 gol segnati, la maglia del Pressano. È di fatto stato uno dei protagonisti dell'exploit di Pressano, con la prima finale scudetto giocata, con i risultati importanti raggiunti da questa società, è stato ufficializzato ed è tornato. Si è rinforzata però non solo il Pressano, anche Bressanone, che tra l'altro proprio ieri ha ufficializzato l'arrivo di Matteo Tedesco, figlio del coach della nazionale under 18, che ricoprirà il ruolo di ala sinistra e vestirà la maglia di Bressanone. E dunque rinforzi importanti soprattutto per il Bressano, che a questo punto comincia a pensare in grande, no? Perché dopo il successo in Coppa Italia l'anno passato a Conversano, proprio in finale contro Bolzano, il successo in Supercoppa contro il Fasano nello scorso mese di dicembre, e il filotto di risultati utili consecutivi di vittorie autorizza
il club trentino a pensare, insomma, di poter fare il colpo grosso quest'anno. Sì, sono d'accordo, il Presano già un bel tempo pensa serio, perciò quello rinforzo che hanno portato vuol dire che non si arrendono facile e vogliono fare vita dura a Bolzano. Secondo me, con una partita perfetta si potrebbe anche fare, perché no, è un sport. D'altronde il Presano ha già battuto il Bolzano poche settimane fa proprio in campionato. Matteo, il prossimo turno del massimo campionato maschile. E anche qui ci sono partite che promettono sicuramente equilibrio, grafica in particolar modo domenica, perché si giocano Fasano-Cassano-Magnago, partita importante in chiave quarto posto, e il derby d'Alto Adige, sempre sentitissimo, Merano-Bressanone, che peraltro andrà in diretta su Sport Italia, Gaeta-Bolzano, Conversano-Cingoli, Pressano-Siena, Bologna-Trieste e Cologne-Fondi sono le partite invece in programma sabato. Anche perché la classifica, vedevamo prima in grafica con Matteo, sta cominciando in qualche modo a spaccarsi, e ci sono squadre che dovranno fare molta attenzione. Penso al Fondi, che fino al termine del giorno d'andata era nelle prime posizioni, tanto è vero che ha conquistato l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia, ma poi si è spento l'interruttore e non riesce più a trovare una continuità di risultati, rischia seriamente ora. Beh sì, ci sono diversi momenti durante l'anno che ogni squadra deve gestire in suo modo. I Fondi un po' sta andando giù, però non si sa mai, cioè, come sono adesso in crisi, fra 20 giorni possono entrare in forma e sorprendere, certo. Perché abbiamo già visto durante questo campionato che sorpresa succedono, tante sorprese. Matteo, Bressanone e Merano, il prossimo turno, insomma, è un derby da raccontare, da vivere, molto sentito sugli spalti, sempre molto corretto, ma molto appassionato. Oh sì, qualcosa di più di una partita, di una semplice partita di campionato, è sempre assolutamente soldato, è una partita di cui si parla in settimana, di cui se ne parla in realtà. È sempre cercata in rosso sul calendario da inizio stagione la data di questo derby, e anche domenica sarà sicuramente una partita importante, anche perché c'è di mezzo la classifica. Sì, Bressanone non può più permettersi tanti passi bassi. Esatto, e quindi Bressanone, perdendo, rischia di scivolare in una situazione pericolosa. Assolutamente. Diamo uno sguardo anche a quanto avvenuto oltre i confini italiani. Siamo già in Alto Adige, quindi sì, basta poco per superare il confine e ritrovarsi nel magico mondo, diciamo così, della Champions League. In settimana abbiamo superato i 150 giorni che ci separano dalla Final Four, ma prima bisognerà passare per le ultime tre partite della fase a gironi, poi per gli ottavi e per i quarti di finale. Beh, la novità è sicuramente che ci riguarda più da vicino, e che torneremo a seguire le partite dalla settimana prossima in diretta dall'Italia con Eleven Sports, partner della Federazione Italiana Gioco Handball per quanto riguarda le gare della Champions, naturalmente in streaming, e seguiremo l'evolversi di una stagione che fino ad ora nei due gironi principali sta vedendo un Barcellona davvero in fuga, ha praticamente vinto tutte le partite ad eccezione della prima gara, e nell'altro raggruppamento vedremo se sarà l'anno buono del Paris Saint-Germain o se ci sarà qualche sorpresa, spazio per qualche sorpresa. Su tutte mi viene in mente il Pick Szeged, che sta giocando davvero una stagione fino ad ora spettacolare. Tu quanto puoi segui, no, la partita di Champions, Dragan? Sì, naturalmente, è sempre bello vedere quegli spettacoli che ci hanno fare vedere. Adesso è anche più facile perché può vedere gente in Italia, tutti i territori, di tutto il territorio d'Italia, perché da noi si dice, se non ci sei in televisione non ci sei a nessuna parte. Perciò è fondamentale per fondamentale per Palamano. È una buona massima che facciamo nostra assolutamente, ed è stato un po' il filo conduttore del nostro progetto editoriale. Ci fermiamo a questo punto, pochi istanti di pausa, e poi renderemo merito a Dragan Rajic, alla Iomi Salerno, ma a tutto il movimento femminile che ha regalato ad Odenso una 3 giorni di buoni contenuti tecnici. A tra poco. Il tennis non ti basta mai? Affrettati allora! Riapre la biglietteria per gli internazionali BNL d'Italia 2019. Non perdere tempo. Visita il sito internazionalibnlditalia.com e acquista anche tu il tuo biglietto. Internazionali BNL d'Italia. Sorridi. È tennis. Ed
allora, abbiamo passato agli archivi la 28ª edizione della Coppa Italia. Quest'anno è toccato al team salernitano, la Iomi di Salerno, alzare l'ambito trofeo, alzare in cielo l'ambito trofeo. Com'è andata, Matteo, in questi 3 giorni? Dicevi tu, ha vinto Salerno, ma dietro la sorpresa, Brescia, che ha chiuso al secondo posto. Era una squadra che arrivava dalle parti, diciamo, basse, da metà classifica, questa Final Eight, invece ha eliminato Bressanone, che invece era una delle grandi favorite. Anche testa Ariosto di serie numero uno, Bressanone. In questa, esatto, arrivava da capolista, mentre anche l'Ariosto Ferrara, pur uscendo eliminata già ai quarti di finale, è la squadra che ha lasciato forse le impressioni migliori, possiamo dire. Beh, così, dal punto di vista del gioco, insomma. E poi tra l'altro c'è il campionato, che riprende sabato e che scherza un poco negli incroci che abbiamo visto in Final Eight. Vediamo il servizio e poi ne parliamo. La 28ª Coppa Italia femminile va alla Iomi Salerno e la quinta per il club, la sesta per la città e per il movimento salernitano. Nell'albo d'oro il club Campano e Sassari sono dunque i due sodalizi ad aver scritto il proprio nome per il maggior numero di volte. Decide il 26-21 contro Brescia, sorpresa di questa Final Eight, è uscita dal campo tra gli applausi per una finale giocata lottando fino alla fine e per una manifestazione che resta da incorniciare dopo aver eliminato Dossobuona ai quarti e Bressanone in semifinale. La bacheca di Salerno intanto si arricchisce, è il secondo trofeo portato a casa in stagione dal sodalizio del presidente Mario Pisapia dopo la Supercoppa conquistata a dicembre battendo in finale Oderzo. E sabato si torna in campo per il campionato tra umori e pensieri contrastanti dopo quanto accaduto alla Pala Upitergium nel fine settimana scorso. Qualcuno, leggi Oderzo e Bressanone, si aspettava forse qualcosa in più di quanto raccolto e ora cerca riscatto. Per entrambe però l'impatto con la 1 è da brividi. Le Venete affrontano l'Ariosto Ferrara, alla quale sono bastati 60 minuti nei quarti, eliminazione a parte, per convincere nel gioco e far tremare proprio Oderzo, passato con estrema fatica fino alle semifinali. Ma c'è di più, Bressanone è in casa proprio di Brescia, che l'ha eliminata in semifinale e che dopo una Final Eight così viaggia ora sulle ali dell'entusiasmo. La Coppa Italia ha lasciato sensazioni positive anche a Leno, protagonista del derby lombardo contro Cassano Magnago, escluso dal weekend di Oderzo proprio a causa della sconfitta all'andata contro la squadra allenata da Giovanni Bravi. Ti aspettavi un equilibrio di valori, Draga, tu che ormai hai messo da parte una buona parte della stagione regolare, ti aspettavi un equilibrio di valori così come quello cui abbiamo assistito ad Oderzo? No, ma noi dobbiamo sempre pensare a quello punto che squadre tipo Brescia erano sicuro come motivazione molto molto davanti a una squadra che è abituata a giocare, certo, Final Eight. Perciò secondo me ragazze di Brescia erano moltissimo caricate, motivate e si hanno espresso bene. Altre squadre hanno dimostrato, come diceva prima Servizio, Ferrara mi è piaciuto, teneva benissimo campo, riusciva a fare problemi a Oderzo, però tutta la squadra, che non era solo Dobreva, erano tutte le ragazze molto motivate. Hanno fatto una bella prestazione. È stata una buona palla a mano quella che si è vista ad Oderzo in questi 3 giorni? Beh, per me sì, perché diciamo così, fino al 45esimo anche noi eravamo al pari con tutti, c'era partite tutte tirate, che difesa, che attacco, si poteva vedere qualcosa buono, ci vuole sempre qualcosa per miglioramento, però non possiamo aspettare, perché giocare 3 partite in 3 giorni per il nostro livello è abbastanza duro. Allora, soprattutto per chi le gioca 3, poi ci sono squadre che le giocano. Sì, vabbè, ma dico, per arrivare a finale dovevi giocare sicuro 3 e devi avere gente a disposizione esplosiva, preparata, motivata. Siamo riusciti alla fine, però dico, mi è piaciuto molto Brescia. Boh, a proposito di Brescia, credo che anche sui social, no, il risultato sorprendente di Brescia abbia, insomma, fatto scalpore. Sì, il filmato riguarda appunto Brescia, è brevissimo, ma secondo me condensa, riassume benissimo in maniera genuina la passione e l'amore per la pallamano di grandi e piccini. Vediamolo. La gioia di questa bimba che ha visto il Brescia battere Bressanone a sorpresa e accedere alla finale proprio contro la Iomi Salerno. Draga,
cosa ha in più in questo momento la Iomi rispetto a tutte le altre? Perché i risultati parlano a favore della tua squadra. Prima in classifica, ha vinto Supercoppa, ha vinto la Coppa Italia. Sì, ma diciamo così che in quelli 6 mesi io sono riuscito a conoscere le mie giocatrici. Io ce l'ho un stile come allenatore che io pallamano guardo non come lavoro, io lo guardo come stile di vita e provo a convincere ragazze che si allenano così e che si rappresentiamo fuori campo, dentro campo, come una squadra di Champions. Perciò le regole valgono per tutti. Grande da quella disciplina. Ultima. Disciplina grande con democrazia massima. Finché c'è disciplina, normale. Ah sì, poi nel momento in cui c'è poca disciplina... Adesso andiamo bene. Cala anche la quota di democrazia, questa mi sembra una buona massima, Matteo. Assolutamente sono d'accordo col mister. No, fa ridere perché arriva, è democratico fino a che c'è siamo all'interno delle regole. A proposito di social, c'è stato un plebiscito per... 7 giocatrici, no? Il best 7 della Coppa Italia, Matteo. Appena 24 ore, oltre 1200 voti, in particolar modo nelle stories dell'account Instagram della Federazione Italiana Gioco Handball, per decidere da parte dei fan quello che è stato il best 7, l'all-star team di questa Final 8 di Coppa Italia femminile. Vediamolo con la grafica che abbiamo preparato e postato sul nostro account Instagram, che vi invito naturalmente a seguire, @ Federazione Italiana Handball. Eccolo là, Alice Piffer è stato il miglior portiere, le ali a sinistra Giada Babbo, a destra Vittoria Romeo, il pivot invece Fernanda Marrocchi della Vemplas Dossobuono. Il trio dei terzini premia il lavoro di coach Reich, perché è completamente Iomi Salerno, targato Iomi Salerno, dalla Costa, Landri e Gomez. Sei d'accordo su questo set ideale per la Final 8? O avresti visto qualche altra tua ragazza nella formazione? Dire realmente, io preferirei tutte mie ragazze, perché certo, sono mie, vabbè, li conosco. Okay. Però no, già da Babbo è una qualità che purtroppo ha avuto qualche problemino. Però non è tornata. Vicky mi è sorpresa molto, soprattutto in partita con noi, ha fatto una Romeo, eccellente partita, ha fatto... Piffer in porta tutte e tre partite, alto livello. Magari dico sempre, i miei orsetti sono per me migliori. Tu ti riferisci ai tuoi portieri. A me i portieri. Ora però c'è un turno di campionato, lo diceva in precedenza Matteo, che insomma sembra quasi fatto apposta, no? Perché Matteo, se andiamo conto di quello che succederà sabato, ci renderemo conto che c'è qualche stranezza. Sì, un po' di incroci particolari, dicevamo. Dello Derzo che affronta in casa l'Ariosto Ferrara, è stato il quarto di finale più equilibrato. Probabilmente Oderzo è stata la squadra che più di tutti ha faticato per arrivare in semifinale, dicevamo del bel gioco mostrato da Ferrara. E poi attenzione anche a Brescia-Bressanone, perché quella è una vera e propria rivincita per la squadra di Ubinessing, ma c'è una possibilità concreta per Brescia di rafforzare la sua posizione in classifica, tra l'altro in casa. Salerno gioca contro Casalgrande, anche questo è un quarto di finale che si è già giocato, peraltro per 40 minuti buoni, comunque una partita molto equilibrata. Dossobuono-Flavioni, con Dossobuono che deve risollevare la testa dopo un momento non brillantissimo, e il derby lombardo, che è sempre una partita molto sentita tra Cassano Magnago e Leno. E allora, questo è il quadro. Ora, archiviata la Coppa Italia, se la regia ci propone anche la classifica, si riparte con la Iomi Salerno in testa, ma Oderzo lì a un punto, Bessanone altrettanto, 2 punti, c'è grande equilibrio, questo l'abbiamo detto Reich fin dal primo turno di campionato, è un campionato molto equilibrato rispetto al passato. Questo può fare solo bene a pallamano italiana, noi non possiamo dire che andiamo a qualsiasi campo sicuri a vincere, dobbiamo sudare tantissimo a tanti campi, perciò per pallamano questa è una buona cosa. Già da sabato non possiamo rilassarsi, perché sicuro Casalgrande viene con la voglia di riscattarci, che già hanno migliorato molto di ultima partita che abbiamo vinto noi a Casalgrande, si vedeva che c'è miglioramento da Casalgrande.
e noi dobbiamo stare attenti molto, perché adesso non sarebbe bello che facciamo scherzi a casa. Ecco, sempre con quella regola che prima ci raccontavi della disciplina e della democrazia. Bene Matteo, siamo in conclusione, dobbiamo soltanto ragguagliare i nostri appassionati su quanto accadrà in questo fine settimana. Fissare un po' gli appuntamenti in diretta del fine settimana, del sabato e della domenica, naturalmente con diretta handball, in diretta su Palamano TV, tutte le gare del fine settimana, del sabato, di Serie A1 maschile e femminile, e il derby d'Alto Adige, Merano-Bressanone, alle 17.15 il fischio d'inizio, alle 17 il collegamento, in diretta TV su Sport Italia. Bene, bene, dunque tanta pallamano in questo fine settimana, su Pallamano TV, l'appuntamento di domenica alle 17.15, il derbissimo dell'Alto Adige tra Merano e Brixen. Grazie Raic, grazie per aver accolto il nostro invito, in bocca al lupo alla tua squadra e al lavoro che stai portando avanti quotidianamente. Ciao Matteo, lo ritroveremo domenica da Merano per raccontarci il derby, il derbissimo tra Merano e Brixen. È tutto per quanto ci riguarda, un ringraziamento a Sabrina Alessio in redazione, prossimo appuntamento sempre giovedì qui su Sport Italia. Arrivederci. Come l'ha messa all'incrocio dei pali, un gol pazzesco.